Buonasera a tutti, cari amici di Start, puntata 135 della nostra trasmissione. Io sono Gianluca Calvaresi, puntata che eccezionalmente va in onda di domenica sera. Lascio subito la parola al nostro direttore Mauro Coppini. Buonasera a tutti anche da parte mia, ciao Gianluca, ma soprattutto ciao Alberto Saiu che in realtà è a Barcellona e ha seguito per noi il Gran Premio. Alberto, Buonasera a te la parola, direttore, buonasera direttore, buonasera ti viene di Gianluca. diritto la parola, a te. Grazie, grazie, devo essere fuori dai confini nazionali per poter parlare per primo. No, sto scherzando. Beh, quello che ho visto io qua immagino sia lo stesso struggente spettacolo che avete visto voi in televisione, nel senso, o meglio, lo spettacolo in realtà non c'è stato. Fin dal venerdì si era capito che un team era più preparato, più pronto, più veloce di tutti gli altri e così è stato. Uno In a pratica, caso, dici, eh? Un team a uno a caso. caso, se sempre i soliti. Questa volta non c'è stata nemmeno, come si può dire, l'altalena nel racconto o come si può dire, la finzione iniziale di poter pensare che magari qualcosa di diverso sarebbe potuto accadere. Fin dal venerdì era chiaro che Mercedes avrebbe dominato questo weekend, salvo qualcosa di eccezionale. Questo qualcosa di eccezionale non è accaduto, e sicché abbiamo assistito a un 1-2 Mercedes. Hamilton è partito meglio di Bottas e ha controllato la gara, quindi fondamentalmente quello che abbiamo visto quest'anno Quello è. che abbiamo visto, che abbiamo cioè, Gianluca, ma cos'è una Ferrari come i gamberi che va all'indietro? Qui hanno riportato tutta, avrebbero portato tutta una serie di modifiche sia al motore sia all'aerodinamica e il risultato è questo. È una Ferrari che va avanti, ma gli altri vanno avanti molto più velocemente perché gli aggiornamenti li ha portati e secondo me hanno anche funzionato bene perché per quello che si poteva vedere la macchina era comunque guidabile, in pista ci stava, però in quel terzo settore in effetti in qualifica si è preso un divario incredibile Però anche in Gianluca, gara. non hai la sensazione che quando una macchina è perfettamente guidabile può essere una macchina magnificamente riuscita oppure una macchina che ha un limite inferiore agli altri e quindi di conseguenza andando più piano ha quella pulizia? Purtroppo potresti avere ragione perché adesso io non voglio offendere nessuno in Ferrari, ma mi veniva in mente, vedendo i camera car, la McLaren dell'anno scorso, che Bravo! a Guarda, no, vederla andava lo stavo. fortissimo, cioè era piantata, non scodava, però era lentissima. Quello è un pochino il problema, no? Anche perché Alberto, poi alla fine qui c'è la macchina sicuramente che ha dei problemi, ma io credo che sia la scuderia Ferrari che ha dei problemi, perché un certo stato di confusionale al muretto della Ferrari, che si potrebbe ridefinire il muretto del pianto. Voglio dire, non è che sono tutti molto lucidi. Quando Binotto dice tanto qualunque cosa facciamo sbagliamo. Vabbè, curioso, voglio dire, lo potrei dire io, ma non lo può dire lui. Cioè, se c'è qualcosa di prevedibile in Formula 1, è l'imprevedibilità, quindi bisogna essere preparati all'imprevedibilità. Hai ragione, direttore. Ora, proprio in questo momento, Luca Manacorda sta raccogliendo azioni di Binotto, Vettel e Leclerc, quindi tra un po' interverrà anche lui in Ah, bene, bene. trasmissione raccontando quello che è stato detto, però onestamente, e mi dispiace dirlo, probabilmente sentiremo le classiche dichiarazioni di circostanza in cui si dirà che non sono dove vorrebbero essere, che si augurano di trovare il modo per raddrizzare la situazione, che la macchina è migliorata rispetto ai test, ma gli altri sono migliorati di più, quello che ha detto Gianluca. Quindi secondo me non avremo un quadro chiaro, però quello che traspare, e l'abbiamo visto anche oggi nella gestione dei piloti, che per carità erano due ordini di scuderia sacrosanti, Per prima far carità, passare però io Leclerc. ho visto in televisione un faccia a faccia di Vettel e Leclerc che non mi pareva del tutto amichevole. Ecco. Anzi, mi ricordava una volta che ho visto un qualcosa del genere tra Senna e Alboreto,
un Senna agli inizi e Alboreto invece già affermato, dello stesso tipo, gli stessi atteggiamenti e non erano benevoli. Ma allora, secondo me questa è comunque una responsabilità della squadra, perché che Leclerc fosse più veloce nella prima fase di gara e Vettel nella seconda era palese. Non c'era bisogno di mettere i piloti nella condizione di aspettare 4-5 Bravo, giri. Cioè, esattamente, allora, tanto quella. esattamente. Allora, una decisione che scontenti qualcuno in tutti i casi va presa. Ed è Perfetto, comunque meglio perfetto. prendere una decisione che scontenti qualcuno piuttosto che rischiare che i due piloti si buttino fuori. Quindi, o ancora, come in questo caso, Ma che i non due farli piloti. stare per alcuni giri fuori e nell'indeterminatezza, voglio Ma esatto, dire, perché ora la Ferrari si è trovata con due piloti che poi effettivamente hanno perso il podio, sono arrivati dietro a Verstappen, tutti e due probabilmente scontenti dell'ordine di scuderia per forza. subito e ricevuto. Quindi è una situazione che è stata gestita male. Sembra che ci sia poco polso, sembra che ci sia una difficoltà nel prendere delle decisioni. Magari solo nella gestione dei piloti, però è facile presumere che questa difficoltà decisionale in qualche maniera si estenda anche a tanti Sia altri propagata ambiti. all'interno, certo, più che giusto. Senti Gianluca, proviamo ad abbandonare il tema della Ferrari, visto che uno dei nostri lettori ci ha detto sarà il solito piagnisteo, finiamola qua. Parliamo un pochino di Mercedes. Allora, improvvisamente Bottas è ridiventato Bottas? Sì, lui ha detto che ha avuto problemi alla frizione in partenza, però anche dopo Sì, quella lo ha detto partenza. e ripetuto anche, lo ha ripetuto talmente tante volte che ho paura che sia una balla, ma comunque. Anche dopo quella partenza lì, comunque non è che non l'abbiamo più visto. Prendeva sonori distacchi da Hamilton e anche come abbiamo visto anche dopo la safety car, comunque è stato distanziato in un giro di più di 2 secondi. A me quella cosa lì ha impressionato perché per quanto possa essere bravo Hamilton, sarà sicuramente il più bravo di tutti, ma più di 2 secondi in un giro alla ripartenza da una safety car, non so dove li abbia trovati queste potenzialità Hamilton. Io credo che E la hai Mercedes visto abbia. che una Formula 1 come questa, che è un po' asfittica dal punto di vista dei personaggi, si era buttata persino su un non personaggio come Bottas pur ritrovare un elemento, no? Cominciando a dire, beh, ma alla fine con la Mercedes vanno forte tutti, no? E poi improvvisamente invece le cose ritornano come erano prima. E poi vabbè, non è per parlare delle solite gomme, per carità, però davvero non ci si capisce niente, con tutta la buona volontà. Vedere Verstappen che rientra in box, mette lo stesso tipo di gomme e va più piano di prima. Boh, non Beh, capisco. guarda, oggi a Palermo c'è la riunione dei terrapiattisti, cioè quelli che credono e ritengono, perché avrete diritto, che la Terra sia piatta, sia un cerchio piatto con il polo nord al centro. E adesso ci sono i terragommisti, però, perché non è possibile che non appena uno va più forte il discorso è sempre sulle gomme. Cioè, hai ragione, anche perché se vogliamo essere diretti, il problema è che se questi interrogativi comunque, inevitabilmente, a ogni gara vengono fuori, sono di per sé legittimi proprio perché vengono fuori. Alberto. Sì, scusa, direttore, puoi ripetere Alberto, la domanda? c'è un po' Scusa. di casino, sento un po' Ho di rumore di sentito. fondo Sì, che sono entra in infanzi. trasmissione. Sono infanzi, Alberto, eh? Sono Certo, infanzi, che non Alberto. seguono. Quello è Esatto, inevitabile, voglio dire, no? Vuoi che no, uno no. perda l'occasione di farsi un selfie con Alberto? Scusa, eh. Scusa, No, no, dicevo direttore. solamente che il fatto che le gomme siano sempre, tutte le gare, tutte le prove, sugli scudi, comunque è un fatto, che legittima che legittima questi dubbi. Io capisco, io non ci credo, però se tutto questo avviene continuamente, beh, però qualcosa che non va ci deve essere. Ma sì e no, direttore, perché poi allora, le gomme, l'abbiamo sempre detto, sono un elemento fondamentale, perché sono l'elemento che poi Non c'è dubbio, certo. trasferisce la bontà dell'auto sull'asfalto. Quindi No, no, ma certo. da un certo punto di vista è vero quello che dici, da un altro punto di vista può anche essere un pochino una scusa, perché il fatto che una macchina non sappia far lavorare le gomme. Ah, certo. E beh, di per sé è una lacuna della macchina, voglio Ma dire, no, è una come macchina dire che che un non sa far motore lavorare non riesce l'aerodinamica. a girare, è la stessa cosa, dici. Certo.
Quindi quella è una componente uguale per tutti, tutti hanno la possibilità di provare queste gomme, di valutarne il funzionamento, quindi se qualcuno è più bravo di altri a farle funzionare. Che a distanza di anni abbiamo ancora i 0,4 mm del battistrada, della famosa polemica. Che poi rendiamoci conto, eravamo giovedì, c'è stata la conferenza dei team principal, era presente anche Mario Isola, è stato fatto chiaro il concetto che già quest'anno verranno fatti dei test a fine anno per provare i cerchioni da 18 pollici. Che probabilmente ai quali non parteciperà la Ferrari, credo. Non parteciperanno infatti Renault, Mercedes e McLaren, ma non perché c'è un complotto dietro, perché Pirelli ha invitato tutti i team, i tre team che hanno accettato sono stati questi tre, ok? Quindi poi lì immagino già che ci sarà qualcuno che dirà Mercedes prova e Ferrari no, perché per come, ma in realtà si tratta di scelte dei team e si tratta E questo, Alberto, vale anche per i famosi 0,4 mm, per la ma assolutamente. Quindi queste sono veramente polemiche, però si accentuano per il fatto che effettivamente la gomma è un qualcosa di poco meccanico, no? Voglio dire, anche il livello qualitativo di un pneumatico difficilmente è nelle normative, difficilmente è uguale uno all'altro, quindi è un elemento che consente di fare delle polemiche, quello non c'è dubbio. Adesso sono reiterate, sono anche, no? Voglio dire, rendono anche difficile l'interpretazione della gara da un certo punto di vista. Assolutamente, ma c'è stato un certo punto nella gara di oggi, secondo me molto interessante, che a lottare per il podio erano Verstappen, Leclerc e Vettel, e loro tre stavano lottando su tre strategie diverse, perché c'era Verstappen che aveva montato due treni di gomme soft e quindi in quel momento era con le rosse, c'era Leclerc che era passato dalle rosse alle bianche, quindi alle bianche, con le hard, e Vettel che in quel momento lì era con le medium. Ed è stato un momento molto interessante prima che entrasse la safety car, perché ogni pilota che inseguiva era più veloce del pilota che precedeva, quindi Vettel che era quinto era più veloce di Leclerc e di Verstappen, e quindi è stata una situazione molto interessante in quel frangente, però poi dopo, se le cose non vanno come dovrebbero andare, ci si lamenta delle gomme, però ecco, Secondo me, lascia un po' il tempo che trova questa cosa qua. Mercedes è più brava sotto tutti i punti di vista, è più brava anche a far lavorare le gomme. Secondo me è un elemento come tanti altri. Gianluca, adesso si va a Monte Carlo tra due settimane e la parte finale di Barcellona è assimilabile per certi versi a Monte Carlo, no? Quindi ci aspettiamo una continuità purtroppo negativa per la Ferrari, secondo te? Purtroppo temo proprio di sì, a meno che in questi due giorni di test non trovino la quadra per far andare bene. Però qua il problema, scusami Gianluca, il problema qua è una mancanza di trazione in assenza di deportanza, perché lì ci sono curve da 100, 120, 140 all'ora, la deportanza aerodinamica parte sopra i 160 km all'ora, quindi qua stiamo parlando più che di ali e alette e alettine, stiamo parlando di macchina, di telaio, inteso come telaio, sospensioni, gradualità del motore e via così, no? E stiamo parlando di aderenza, quella che si dice aderenza meccanica, quindi a questa velocità come le sospensioni riescono a copiare l'andamento delle curve e come soprattutto il motore riesca a erogare la potenza nel modo più dolce e adeguato possibile. Peraltro questo motore che abbiamo visto qui non sarà quello che la Ferrari porterà a Monte Carlo, perché questo è un sarà motore precedente, che è evoluta, e quindi lo rivedremo a Montreal. Anche questo è un po' strano, portare un motore su una pista che di motore non è e poi fargli fare un gran premio e ripresentarlo più affaticato tra due gran premi, molto strano. Quindi Monte Carlo anche la Red Bull potrebbe giocare. Soprattutto sì, io spero. Prego Herbert. Beh, allora, tanto c'è da dire una cosa, il fatto che la Ferrari non fosse performante nel tratto lento di una pista medio-veloce non necessariamente vuol dire che la Ferrari avrà difficoltà e sarà
lenta in un circuito tutto lento, cambia proprio l'impostazione, quindi bisognerà anche vedere, cambia la filosofia, ci saranno dei pezzi che fondamentalmente saranno nuovi e studiati solo esclusivamente per Monte Carlo. La Red Bull sicuramente può dire la sua. Io ne approfitterei perché è arrivato ora Luca Manacorda, che è appena stato presente alla conferenza degli uomini Ferrari, e quindi farei intervenire lui su quelle che sono state le parole di Binotto. Luca, sei in diretta. Ciao Luca. Sì, eccomi, un saluto a tutti. Sì, ciao, sono appena uscito dalla conferenza che hanno fatto Vettel, Leclerc e Binotto. Senti, e volevo solo sapere una cosa prima di tutto, sì. Hai pianto? No, anzi devo dire che io non so se lo facciano apposta, se siano talmente rassegnati, ma sono molto più sorridenti e tranquilli di quello che si potrebbe immaginare vista la situazione. Vabbè, meno male. Quindi una cosa che si può dire è che diciamo che queste tensioni che dovrebbero esserci in pista per le strategie, per i piloti in lotta tra di loro, in realtà non sembrano aver lasciato scorie. E poi per il resto stanno ripetendo quello che sta diventando il mantra di questa stagione, cioè che loro non vogliono mollare, stanno lavorando, hanno queste novità. E gli hanno anche chiesto: ma non è che siete più preoccupati della Red Bull alla fine che la Mercedes? Hanno detto: no, noi continuiamo a puntare a battere la Mercedes, lavoreremo per questo. No, giusto. Però non volevo sentire anche te, visto che li hai anche visti. Non ti pare che in generale, al di là della macchina, ci sia anche un certo stato confusionale nella gestione? Sia in pista che altrove, voglio dire. Sì, la sensazione è un po'. La sensazione è quella che loro non sappiano veramente neanche cosa dire, cosa rispondere. Nel senso, loro dicono: la macchina va, la sensazione è buona, però poi vedi i risultati, sono dietro abbondantemente, quindi non gli resta che dire: continuiamo a sperare. Gli hanno anche detto: visto che nel settore 3 qua faticavate tantissimo, a Monte Carlo, che è una pista lenta, cosa pensate di fare a questo punto? Allora Binotto ha detto: vabbè, comunque Monte Carlo è una pista completamente diversa, da carico maggiore, speriamo di poter avere prestazioni diverse. Però, senti, appunto, ti è parso che ci possa essere qualche attrito tra Leclerc e Vettel? Dicevo prima, quando tu non c'eri, che io ho visto in televisione un confronto tra di loro, naturalmente sì, non si sentivano le parole, ma non mi pareva dagli atteggiamenti e dal viso che fossero contenti, ecco. Ecco, invece no, probabilmente dopo avranno fatto una riunione già qua nel motorhome, e si sono presentati loro due con Binotto in mezzo ed erano tutti sorridenti e tranquilli, quindi anche perché obiettivamente alla fine col fatto della safety car e tutto quello che è successo prima si è un po' annullato e comunque Verstappen non sono riusciti a passarlo, quindi no. Gianluca, scusa, il gioiellino Alfa Romeo, chiamo gioiellino perché era in realtà il progetto che era più caro a Sergio Marchionne, sta svanendo? Direi di sì, è veramente deludente il rendimento. Vabbè, di solito è stata tenuta su, come sappiamo, da Raikkonen, che oggi è andato per Ghiaia. Oggi è andato per i prati, sì. E quindi di fatto i punti li ha fatti tutti lui, fino adesso perso il risultato, perché poi spiace dirlo, ma Giovinazzi, vabbè, probabilmente non gli stanno facendo delle strategie particolarmente utili, ma è anche vero che ci sta tirando fuori un po' poco dalla macchina, in qualifica ne ha prese, quindi sicuramente hanno preso una strada tecnica un po' estrema che forse in questo momento non sta pagando. Di fatto, Mauro, questa era la pista dove tutti hanno portato degli aggiornamenti e loro non ne hanno portati, e questo è un po' pesante. Quindi probabilmente vuol dire che c'è stata forse anche una concentrazione maggiore sulla Ferrari, quindi un po' di abbandono evidentemente. Mi sembrano un po' abbandonati a loro stessi in questo momento, tecnicamente. Alberto, e cosa dici dell'arrivo dei giovani? Questa Formula 1 bisogna dire che si caratterizza per l'arrivo di una serie di ragazzini che quando si tolgono il casco fanno letteralmente impressione per la loro gioventù.
forse è un qualcosa veramente di nuovo, perché questi ragazzi poi quando arrivano lì sono pronti e via, cioè non è che stanno imparando, arrivano perfettamente imparati, direbbe Totò. Sì, arrivano direttamente imparati, anche perché diciamo che oggi le serie propedeutiche e il percorso che questi ragazzi fanno è molto diverso rispetto a quello di alcuni anni fa. Questi ragazzi, diciamoci la verità, vengono cresciuti all'interno di team, vengono cresciuti fin da giovanissimi come piloti. Fin dal kart, a 15-16 anni, questi ragazzi sono dei professionisti. Conseguentemente sanno come muoversi, sanno come comportarsi e poi sanno come stare in pista. La selezione non viene fatta unicamente per quello che riguarda le abilità di guida, ma viene fatta anche attraverso quelle che sono le attitudini e la testa dei vari ragazzi. Quindi questi quando arrivano in Formula 1 quasi tutti sono già molto preparati. Gianluca, cosa ci si può aspettare? Perché c'è una gara serrata effettivamente a centro gruppo e tutto sommato rispetto al passato il distacco rispetto alle tre squadre di vertice si è ridotto, però non siamo ancora alla Formula 1 che piacerebbe a Liberty Media, cioè alla Formula 1 combattuta dove l'ultimo combatte con il primo, voglio dire, no? Sì, infatti fossi in Liberty Media mi preoccuperei, perché vendere un prodotto del genere fino al primo di dicembre la vedo complicata, visto che dopo 5 doppiette consecutive. A centrogruppo il gruppo sta un po' sgranando, oggi sono tornate sulle AS finalmente dopo 4 Gran Premi di difficoltà, oggi erano i migliori degli altri, poi hanno un po' passato. Sempre per la difficoltà di trovare la finestra corretta, esatto, nell'utilizzo degli pneumatici. Esatto, loro hanno portato degli aggiornamenti importanti e si vede che hanno funzionato, perché la macchina è subito tornata a prestazionale, peraltro con un motore che è teoricamente inferiore a quello della Ferrari come specifica. Beh, certamente. La Renault continua a perdersi un po' per strada, sì, beh, oggi Ricciardo è andato un po' meglio del solito, ma complessivamente la velocità non c'è. Benino la McLaren, che ha portato anche degli aggiornamenti importanti che sono andati bene, però insomma stiamo parlando di un'altra categoria rispetto ai primi tre. Però quella che ha fatto il salto direi che è la Honda, no, stavolta? Decisamente sì, l'abbiamo visti in rettilineo a dare filo da torcere a tutte e due le Ferrari, anche Gasly oggi era un po' più in palla e ha superato le Ferrari, non dico con agio, però situazione impensabile fino a un anno fa. Anche questo fa un po' pensare, cioè il recupero che hanno avuto rispetto all'anno scorso di potenza e di erogazione è impressionante rispetto alla Ferrari. Luca, mi ricorda, abbiamo parlato prima del regolamento per il 2021 di cui si parla già. Hai qualche notizia, hai qualcosa sull'andamento dei lavori? Sì, guarda direttore, sono Alberto. Luca è dovuto salire in sala stampa per raccogliere delle altre dichiarazioni, quindi stiamo parlando di 2021, sì. Allora, la questione riguardo al 2021 per ora passa da un preambolo. Prima di parlare di regolamenti si andrà comunque a discutere quello che è il nuovo patto della Concordia. Quindi prima si parlerà di quelle che sono le questioni commerciali e una volta risolte le questioni commerciali, quindi quanti soldi darli e a chi, a quel punto lì i team si esprimeranno anche su quella che può essere una condivisione regolamentare, un'idea regolamentare accettata e portata avanti da tutti. Le tempistiche dovrebbero essere le seguenti: entro un periodo abbastanza breve, parliamo di alcune settimane, si dovrebbe riuscire ad avere quello che è un impianto di nuovo patto della Concordia sul quale poi innestare scusatemi, durante l'estate il regolamento tecnico per approvarlo a ottobre. Questo è quello che ci ha detto Gunther Steiner quando abbiamo parlato con lui al giovedì. Chiaramente ci sono molte questioni sul tavolo, sia quelle tecniche sia quelle che abbiamo detto commerciali, tra cui l'aumento del numero di Gran Premi, la suddivisione degli introiti e tutta una serie di decisioni che devono essere prese più a livello di governance quasi che a livello tecnico. Quindi
chi avrà il potere di veto, chi potrà sedere ai tavoli che contano, chi potrà prendere determinate decisioni. Quindi diciamo che si sta lavorando su un foglio bianco, o quantomeno la futura governance della Formula 1 ancora non la conosciamo e non possiamo ad oggi capire quella che sarà la direzione che verrà presa. Ognuno qua si sta giocando una fetta di futuro, questo ce lo siamo già detti prima, e chiaramente Gianluca ha detto bene, sarà difficile riuscire a vendere questo prodotto per Liberty fino al primo dicembre. D'altro canto però il DNA della Formula 1 è quello di massima e totale innovazione tecnologica, quindi anche un'eccessiva standardizzazione di componentistica rischierebbe sì da un lato di rendere le gare più avvincenti, dall'altro però in tutti i casi le renderebbe meno interessanti. È il modello della Formula India americana fondamentalmente, no? Dove, sì, dove c'è una normalizzazione di motori, cambi, sospensioni, telai, per cui è un monomarca di alto livello, diciamo, ecco. Ma io mi rifaccio di nuovo a quello che ha detto Steiner, che ha detto anche le gare di Formula 2 sono meravigliose, però certo, in però quanti non le hanno, guardano, non hanno questo appeal, ma soprattutto non è un appeal per i costruttori, perché i costruttori fanno della peculiarità tecnologica l'obiettivo principale, perché però ognuno... direttore, su questo abbiamo visto che col modello Formula E, poi vabbè, lì ci sono interessi diversi. Quello però è peculiare, in Formula E non c'è assolutamente niente. Però scusami Alberto, hai perfettamente ragione, però lì è una formula che nasce nuova, e se fai caso adesso si va in senso opposto rispetto alla Formula 1, si va verso una diversificazione. Pronto? Magari relativa, magari modesta, però si va in quella direzione lì. Sì, certo, però come hai detto te è molto modesto quello che si sta facendo in questo senso. E più che altro in Formula E c'è la possibilità di arrivare secondi, terzi, quarti, quinti. L'importante è esserci, mettere una foto su un magazine dicendo noi ci siamo. Sì. Poi quello è importante, magari essere lì, perché veramente c'è ancora la possibilità di trasferire della tecnologia dal racing alla serie. Quindi può essere un concetto che in Formula 1 esserci e perdere non va bene, perché si fanno delle brutte figure, e quindi anche l'investimento di centinaia di milioni di euro rischia di essere controproducente, gravemente controproducente. È un equilibrio difficile da trovare, è sempre stato difficile trovare questo equilibrio qua, specialmente da quando sono entrati i costruttori, perché finché erano 10 appassionati, ognuno aveva la sua scuderia, si comprava il motore, cercava gli sponsor. Certo, e la scuderia viveva delle corse, non solo della pubblicità, ma delle corse proprio, no? Esatto. Perché oggi le cifre sono tali che è impossibile, evidentemente, no? No, questo senza dubbio, sono d'accordissimo con te, è complesso, sarà complesso, e più che altro non è detto che il prodotto che verrà alla luce sarà un buon prodotto. Probabilmente sì, ma non è scontato, non è una cosa. Voglio chiedere un'altra cosa, torniamo al discorso Ferrari, è probabilmente una sciocchezza, però quando diciamo che c'è una difficoltà generale che non deriva solo dal fatto che l'automobile sia più o meno competitiva, ma abbiamo parlato di stato confusionale, lo stato confusionale di solito arriva anche per mancanza di motivazione, però curiosamente per la prima volta dall'inizio della stagione, non so da quanto tempo, due pit stop hanno avuto marginali, ma due problemi. Meno male, nel senso, meno male, no, ma saranno No, vabbè ragazzi, meno male, perché l'errore fa parte della Formula 1 e anche un errore minimo, certo, un errore di due secondi, però rende l'idea della difficoltà e della pressione alla quale queste squadre sono sottoposte. Il problema della Formula 1, il problema principale della Formula 1 dal mio punto di vista è il fatto che questa complessità, questa difficoltà, l'incredibile innovazione, l'incredibile altezza di quello che viene fatto qui non viene percepito, o spesso verissimo, cioè
le moto perché entusiasmano? Vabbè, A perché c'è il fattore umano, ma B perché è percepibile la straordinarietà di quei certo, uomini. Esattamente. In Formula 1 è una straordinaria... il concetto dell'acrobazia. In Formula 1 è diverso, la straordinarietà della Formula 1 forse è più tecnica, è più strategica, è più intellettuale forse, però va comunicato. Sì, è più intellettuale. E questo non viene comunicato, o comunque viene comunicato. Sai quando in maniera è che parziale. Io vedo la straordinarietà della Formula 1? Quando la Formula 1 è dietro la safety car. Ora, la safety car è una Mercedes da 500 cavalli, credo, guidata da un pilota super professionista come Mailander, che si scapicolla di traverso, di dritto, in tutti i modi possibili, e vedi le macchine, le Formula 1 dietro, che sono ferme. Cioè, questo è impressionante. Il livello di prestazione di una Formula 1 lo vedo lì. Certo. Perché poi, siccome le velocità sono relative, quindi sono simili, no? Tutto questo non si nota, ma vederle oggi, le ho viste dietro, veramente impressionante, perché abbiamo davanti un pilota professionista sulla macchina a 500 cavalli che va al massimo e quelli di dietro che gli dicono vedi di andare perché qua ci si spegne il motore, o quasi, o ci si raffreddano i pneumatici, i freni, e la macchina non funziona più. Quindi in quel senso hai ragione, hai perfettamente ragione. Senti Alberto, visto che sei lì, Barcellona sarà l'ultimo anno questo allora? Scusa, Barcellona sarà l'ultimo anno? Sembrerebbe così, le notizie che arrivano si in qualche maniera si contraddicono. Loro volevano anche vedere probabilmente come sarebbe andato il primo anno senza loro. Vuol dire che è andato male. I dati ufficiali parlano di 160.000 persone nel corso del weekend. Non voglio contestare le cifre ufficiali, lungi da me. L'impressione che ho però è che effettivamente la partecipazione sia molto inferiore rispetto a quella degli anni scorsi. Gran parte delle tribune erano vuote, poi sì c'era la tribuna di Sainz che era piena, c'erano alcune zone che erano un pochino più rianimate, ma anche la tribuna centrale aveva grossi spazi vuoti e quindi la Formula 1 qua in Spagna è in grossa difficoltà ed è un peccato. Anche perché qua si corrono 3-4 Gran Premi di MotoGP, quindi ci sarebbe una grande passione, evidentemente la Formula 1. Sì, sarebbe, non avere la Spagna, devo dire che anche se vedo che potrebbe entrare Zandvoort in Olanda, però anche sì, potrebbe entrare Zandvoort, però ecco, lì chiaramente si farebbe leva sul fattore Verstappen, per carità una gara in Olanda ci potrebbe stare, però perdere un circuito come questo, una location come questa, una città come questa, sicuramente poi un circuito che è un riferimento da anni per la Formula 1, no? Ci fanno anche le prove, non solo il Gran Premio, quindi viene ritenuto evidentemente importante. No, ma poi anche Gianluca che negli ultimi anni ha avuto modo di prendere parte a svariate trasferte. Ci sono trasferte che sono più o meno agevoli, una di queste, tra quelle più agevoli, è proprio la Spagna, perché qua sì. Noi effettivamente abbiamo la possibilità di tu parli di mangiare bene, ma di quei posti lì, no? Sì, ma diciamo la verità, si arriva bene, ci sono dei bei aeroporti, dei bei hotel, ecco, è facile arrivare in circuito. È semplice ospitare un Gran Premio in Spagna, cioè certo, a Barcellona. Certo. Gianluca, c'è qualche lettore che magari vuole sapere qualcosa, così parliamo anche con loro? Sì, ci sono un po' di domande. C'è Gian Bacorsa che ci chiede, ma facendo riferimento chiaramente alla situazione tra i piloti Ferrari, come si potrà arrivare in queste condizioni fino a novembre? Altri 2 o 3 Gran Premi così e quel box diventerà una polveriera. Alberto, va. Alberto che li ha visti da vicino. La domanda che farò a Monte Carlo se non dovessero vincere è state già per fine del 2020, perché solitamente funziona quando poi le gare vanno male si inizia a pensare a quella dell'anno successivo. È difficile perché non vedo ora. Io ero abbastanza cauto, ero abbastanza ottimista anche dopo le prime 2 o 3 gare. Ora io non vedo grossi margini di... C'era una grandissima aspettativa e c'è tutt'oggi una grandissima aspettativa su Leclerc, no?
c'è stata un'adesione, non dico una febbre Villeneuve, ma qualcosa del genere in chiave moderna. Però adesso si rischia già, è un po' come il caso di Mick Schumacher, no? Euforia perché è salito sulla Ferrari e adesso ogni gara della Formula 2 la si guarda guardando Schumacher, Schumacher figlio, e vedendo cosa fa e in qualche modo lo si sta già sul randolo da qualche modo di dire. Ve ne leggo un'altra, c'è 312B che ci chiede: buona domenica a tutti, mi chiedo se solo io vedo similitudini tra la Ferrari di fine anni 80, primi 90 con questa. Buoni progetti ma affogati nella fretta di voler fare tutto. Sai, il concetto dei buoni progetti, poi alla fine l'unico buono progetto è quello che funziona, voglio dire, quindi se non funziona non è un buon progetto, non è un problema di affrettare o meno, ecco. Cosa stanno facendo ad Alberto? Se gli stanno facendo qualcosa, secondo me. Migliante, selvaggiamente. No, ragazzi, che qua nonostante ci saranno i test martedì e mercoledì, però chiaramente ci sono delle grandi manovre di lavori Motoroma che vengono montati, smontati e ridotti, quindi sentite un po' di rumore, questo è il motivo, cioè, come più volte abbiamo detto, il bello della diretta, esatto, quindi entrate, cioè, speriamo anche con qualche disagio, io poi mi sto muovendo in modo tale da sto sfuggendo ai rumori, ma diventa sempre. Tra l'altro, anche perché sarebbe un peccato, ma diciamo che qua chiaramente appena finisce la gara qua si smonta tutto, e anche perché Monte Carlo è tra due settimane, ma la cosa più interessante è che Monte Carlo peraltro è la gara che ha la peculiarità di avere le prove libere al giovedì, quindi i team devono arrivare un giorno prima rispetto al solito. È una settimana. Guarda, l'albergo è una settimana, quindi hanno trovato questa soluzione, ma già negli anni 60, quindi erano stati lungimiranti. Sì. Senza dubbio. Ci sono un paio di lettori che ci fanno una domanda laconica, abbastanza scontata. Uno è Mauro, sì. Che ci chiede: mondiale finito? Mondiale iniziato? Beh, se fossi alla Ferrari direi il campionato è lungo, e non so se questo sia una manifestazione di ottimismo o di pessimismo, però voglio dire, non lo so, ditemi voi. Sì, il campionato è lungo, ma no. Dopo 5 doppiette c'è un problema di continuità, no? Voglio dire, è difficile che cioè sono doppiette, ecco, non è solo uno che si alterna un altro, no, sono due che fanno primo e secondo, secondo e primo, che da un certo punto di vista è un vantaggio. E poi c'è da dire che Verstappen si è sempre messo dietro almeno una o tutte e due le Ferrari, quindi la Ferrari probabilmente non basterebbe. È davanti, certo. Però, cioè, alla Ferrari non basterebbero 5 doppiette di fila per trovarsi in testa al mondiale. Quindi è dura parlare di futuro, sì, punto. Ecco. Il mondo costruttore sicuramente non è mai iniziato, quello piloti è un gravemente compromesso, per usare un è gravemente compromesso, perché insomma. Forse anche perché non mi aspetto che o la Mercedes non arriva al traguardo, che può succedere per problemi, incidenti, o se no, se arriva, è chiaro che mal che vada sarebbe seconda o terza, quindi voglio dire, c'è poco certo. Salare, ecco. Il fatto che assolutamente, non per essere ultra drammatici, ma con questo divario la Mercedes vincerà, speriamo di no, ma di slancio questo campionato, e anche per il prossimo, diciamo che è messa bene, quindi arriva alle soglie del 2021 con la possibilità di lasciare tutto, come già fece negli anni 50. Negli anni 50 c'era Neubauer, che era il grande direttore tecnico negli anni 50, che ha detto: siamo costretti a lasciare per manifesta superiorità. Avevano vinto nel 54, nel 55, sempre con Fangio, ma addirittura allora si poteva, arrivavano anche nei primi quattro posti addirittura, quindi ancora peggio di oggi.
Però mi chiedo, perché... se la Formula 1, Alberto, no, se la Formula 1 va dire, avanti scusami, così... Direttore, sì, anche dimmi. Perché adesso Dieter Zice lascia a maggio il suo posto di amministratore... E arriva il presidente, l'amministratore nuovo, sì. E anche questo magari è un... bisogna vedere se poi quello nuovo avrà voglia di continuare a spendere tutti questi soldi per vincere. Sai, il problema è che ci siamo detti prima, 7 mondiali va bene, 8 cosa cambia rispetto a 7? Siamo in un momento in cui l'industria dell'auto sta avviando una rivoluzione che, piaccia o non piaccia, è la rivoluzione elettrica, che vuol dire investimenti giganteschi su nuove tecnologie, e quindi è difficile poi tenere le mani su due tavoli così complessi, anche perché quello che dicevi prima, Gianluca, qui noi stiamo offrendo uno, noi, loro stanno, i Liberty Media sta offrendo uno spettacolo che è uno spettacolo critico da un certo punto di vista. Io mi chiedo, se andiamo avanti così, quali sono gli elementi su cui si può puntare per mantenere l'attenzione del pubblico? Io prima ho parlato di Leclerc, tutti si sono attaccati a Leclerc nella speranza di avere un elemento che in qualche modo attirasse l'attenzione degli interlocutori, degli spettatori. Poi c'è stato appena in atto il Bottas che superava Hamilton, si è tentato disperatamente di cavalcare quello, ma ci sono pochi elementi su cui giocare. Non c'è neanche più il Verstappen sfascia carrozze, perché le carrozze non le sfascia più, quindi voglio dire, è difficile mantenere, ma vi rendete conto che, come dice giustamente Binotto, siamo solo alla quinta prova e ce ne sono ancora quante? 16 direi. Sono ancora 16, sì, e non si sa più cosa dire. E come si va avanti? Perché sai, è difficile appassionarsi a Ricciardo contro Gasly o qualcosa del genere, voglio dire, no? Questo credo che sia purtroppo che bisogna porsi, ecco. No, purtroppo c'è poco da dire. Oggi secondo me abbiamo assistito al netto di tutta una delle gare più noiose, scontate e, non dico della storia, ma degli ultimi anni comunque. Che un minimo. Sì, anni comunque, sì. Conto, però, sì. Sì, no, c'è da dire che questa gara è stata scontata, nonostante negli ultimi anni il dominio Mercedes sia stato palese, ecco. Eppure, diciamo, 17-18 la Ferrari poteva rappresentare un minimo, un competitor per Mercedes. Fondamentale per la Mercedes, Alberto, perché se no la Mercedes... Hamilton oggi ha detto, ma a noi piloti piacerebbe che Red Bull e Ferrari potessero competere con noi. Ferrari è la continuità, veramente, ha detto così. Era lì nel 1950, voglio dire, senza di lei cosa rimane della Formula 1? Poco, gente che va, gente che viene. Poco. Quindi veramente questo è il tema vero. Che cosa comporta questa eccezionale superiorità continua nel tempo di un costruttore rispetto agli altri? Questo è il vero problema e questo credo che è quello che spingerà Liberty Media a quella normalizzazione, che però a suo modo è un tradimento della Formula 1. Poi vabbè, questa nota a margine, vedere in qualifica le macchine al venerdì che girano 3-4 secondi più lente di quanto poi girano sabato, poi la pole position, quello. Cioè non si capisce neanche che cosa si sta guardando, poi la pole position è in 1.15, i primi giri li facevano in 1.22, quindi 7 secondi più lenti. Poi, cioè, è veramente uno spettacolo molto difficile da è difficile perché è complesso, perché poi c'è il problema dei consumi, c'è il problema delle temperature delle gomme, cioè, tu vedi che questi mentre guidano fanno di tutto, i piloti oggi è una cosa, una volta il pilota era solitudine fondamentalmente, no? Come lasciavi il box andavi fuori, no? Come un astronauta nello spazio. Oggi oltretutto c'è anche una qualità delle comunicazioni che spesso fa anche morire da ridere, cioè sdrammatizza. Cioè io vorrei sapere
perché quello lì è un eroe che sta guidando a 360 all'ora, poco ci manca che gli dica muta la pasta che sto arrivando, ecco, voglio dire, è un qualcosa che sdrammatizza anche tutto questo, così come tutto quel sistema che ha fatto Liberty Media prima della partenza. Oggi ho visto le piramidi umane, no? Con i bambini a 15 metri all'altezza, cioè è vero che si chiama circus, però calma, ragazzi, perché se no rimettiamo anche le tigri e i leoni e allora forse ci divertiamo di più, però ecco, io credo che sì, forse sono quelle che mancano, esatto. Leoni al volante qualcuno c'è, ma sono pochi, voglio dire, ecco, sì. Abbondano i gatti, ma comunque voglio dire, è questo il vero tema della Formula 1 negli anni, quest'anno e negli anni a venire. Vabbè, noi siamo, credo, va bene, nel nostro tempo, mi pare, no? Siamo in chiusura, anche perché direi di sì. lo perdiamo sotto qualche mezzo di trasporto. Mezzo di trasporto, sì. Lo troveremo a Monte Carlo. Impacchettato per sì, Monte Carlo. Mi impacchettano, differenziale posteriore di un tir, vado via, sai. Sì. lo troveranno lì alla Dogana. Va bene, allora io va bene. Gianluca, ciao Alberto da Barcellona, ciao direttore, ciao a tutti e arrivederci a tutti a lunedì prossimo come al solito, arrivederci, a presto, ciao. Ciao, ciao.